C'è l'ok della Superbeton a trovare un accordo per la delocalizzazione dell'impianto, attualmente sito in via del Vegron a Montorio. I cittadini rappresentati dal Comitato Ambiente Montorio avevano denunciato a più riprese i cattivi odori nell'area limitrofa all'azienda che produce asfalto e calcestruzzo. Negli anni era stata messa una centralina dell'ARPAV proprio su via del Vegron per monitorare la situazione e ora l'azienda stessa ha coinvolto lo spin-off dell'Università di Udine per verificare emissioni e odori. Ora, spiega il responsabile sicurezza ambiente dell'azienda, stiamo cercando un accordo con Comune di Verona e Comitato Ambiente Montorio per spostarci in un'altra zona, Verona Est. Diciamo, siamo un po' esasperati, nel senso che purtroppo o per fortuna il nostro lavoro è quello di produrre asfalto. Attorno a noi girano tante aziende, tanti dipendenti, tante famiglie anche che trovano anche nei cantieri Montorio una ragione di sostentamento. Quindi l'abbiamo sempre difeso e abbiamo sempre portato avanti, diciamo, investimenti per migliorare le performance ambientali dell'impianto, però facciamo resi conto in maniera molto chiara, anche parlando con l'amministrazione e con la parte anche politica, che sì, non c'è soluzione diciamo, alla situazione, anche perché sì, il cantiere chiaramente impatta sul territorio e quindi non è ben voluto, cioè, della serie potremmo arrivare a una situazione di impatto zero, però solo la presenza dà fastidio. E quindi di fronte a questo cosa possiamo fare noi come azienda? Niente, se non pensare a prendersi dall'altra parte. Nei giorni scorsi era stato il consigliere regionale e cittadino di Montorio Enrico Corsi a riaccendere la questione, incontrando i vertici dell'azienda. Domani Corsi incontrerà poi l'assessore alla pianificazione urbanistica del Comune di Verona, Ilaria Segala, per aprire un nuovo tavolo di discussione per trovare una soluzione che metta d'accordo tutti. Subito mi hanno dimostrato la regolarità dei permessi e di quanto stanno svolgendo. Mi hanno anche detto però che fin da subito hanno trovato un nuovo sito sulla 434, località Legnago, per spostare almeno il 50% della produzione, ma la cosa più importante è che loro sono disponibili a traslocare totalmente l'intera attività. Vogliono avere un dialogo col comune, che era iniziato ma poi si è interrotto. Ho già preso contatto e incontrerò domani, giovedì, l'assessore Segala, chiederò di aprire di nuovamente questo tavolo per trovare le soluzioni e dare delle risposte concrete al territorio.